Un minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo è il primo refettorio di questo convento e questo fu il posto di Padre Pio quando giunse qui a San Giovanni Rotondo, uno dei primi posti. Infatti i frati hanno indicato 1928 in questo luogo, l'altro refettorio, quello più grande, ha il suo posto del 1916 e poi l'altro dove Padre Pio restava a pranzo con i suoi confratelli, restava perché a volte non mangiava molto. Perché raccontarvi qualcosa da qui? Perché c'è un episodio straordinario che lega le anime del purgatorio allo stesso Padre Pio, che poi ricordava le stesse durante la celebrazione eucaristica, perché un giorno sentirono dei rumori, i frati, era ormai ora di cena, fuori dal convento. A un certo punto lo stesso Padre Pio da questo luogo si alzò e andò verso il portone, verso la foresteria, aprì il portone e i frati lo videro chiacchierare con qualcuno e a un certo punto qualcuno disse: ma è impazzito Padre Pio, così è scappato fuori, come se avesse l'appuntamento con qualcuno, ma che cosa è successo? Lui di ritorno disse: tranquilli, tranquilli, tranquillizzatevi, proprio perché c'erano soltanto due anime del purgatorio che prima di andare in paradiso si sono volute fermare qui per salutarmi. Chiaramente potete immaginare anche l'espressione, il volto dei suoi confratelli. Un altro episodio è legato alla sacrestia, alla stessa chiesa, dove incontrò un novizio che stava in quel luogo espiando i suoi peccati e Padre Pio gli disse: domani celebrerò una messa per te, ma tu non venire più qui. E così fu. Altro episodio è raccontato proprio da un confratello di Padre Pio, è relativo al papà di Padre Pio, che gli fu assegnata nel primo periodo in cui venne qui a trovare il figlio la stanza, la cella numero 10, ma prima di andare in stanza lui stava quasi per entrare e vide due frati, al che il papà, spaventato, disse: ma chi sono queste persone? E tornò dal figlio e disse: Padre Pio, ma c'è qualcuno nella stanza numero 10? Avete dato la stanza che era già occupata, mi avete dato. E Padre Pio poi torna e va nella stanza e poi ritorna, va dal papà, lo tranquillizza: no, sono due frati che stanno espiando le loro pene, i loro peccati in questo luogo, ma io li ho rassicurati, stai tranquillo, non torneranno più perché domani celebrerò una messa per loro. Possiamo immaginare come stette tranquillo quella notte il papà di Padre Pio.